Buongiorno, sono le 5.40 del mattino, siamo in autostrada e adesso mi rimangono circa altri 70 km prima di arrivare a destinazione. E per settarvi un po' nella linea temporale, oggi è venerdì. Allora ragazzi, piccola introduzione dal Max del futuro. Devo dire, mi sono appena ripreso dal Pescare Show, è stato veramente veramente bello, ma tanto, perché vi ho potuto trovare un sacco di persone, perché mi sono fatto dal venerdì alla domenica. È stato veramente distruttivo. Però sono contento perché ho potuto trovare gente di qualsiasi età, da ragazzino di 10 anni a signora di 60 che mi segue, cosa inaspettatissima. E tra l'altro, come ho scritto su Instagram, tra l'altro andatevi a seguire su Instagram, è stata una bellissima esperienza, prima volta che vado, diciamo, dall'altra parte del Pescare Show, e qui infatti vi allego le poche clip che sono riuscito a fare, perché soprattutto il sabato era pieno e non sono riuscito a registrare più di tanto. Però sono riuscito a portarvi con me nelle nuove canne per la serie 2023 che usciranno di Seika, e sono tanta roba, sono state molto apprezzate da chi le ha prese in mano in fiera. E per chi non è venuto, ve le porto qua in video, ve le spiego un attimino come si riesce. E per questo ragazzi vi chiedo di superare i 200 like. Ragazzi, novità 2023 ancora viste solo in fiera praticamente. Quindi direi, lasciatemi anche qui sotto un commentino se siete passati, fatemi vedere qui sotto chi è passato in fiera. E cos'altro dire? Niente, vi aspetto, prossima settimana esce bilancino. Volevo lasciarvi qua l'anteprima. Speravo di fare più video della fiera, ma mi sto già dilungando troppo, quindi vi lascio al video. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa sessione pomeridiana di Acquademo. Io sono Carlo Renato Filoni, brand manager del marchio Seika Predator Fishing di Tiburtina e Coi. Io partirei subito con una delle tipologie di esche più conosciute, ovvero innescata a Texas su amo piombato, un 4 pollici e mezzo. Si tratta di una nuova mescola che abbiamo messo a punto molto di più l'attenzione del pesce, e nel momento dell'attacco a naturalmente la gomma più morbida è e meglio viene percepita, unito al rolling del paddle sia durante la fase di recupero che durante la fase di stop, quindi sempre adescante che si tratti di esca in movimento generato appunto dal recupero o no. E abbiamo staccato l'esca perché il predatore ha visto la fuga, gli è andato dietro, lui si è fermato e l'ha preso. E sì, c'è sto pesce che è da stamattina che gli faccio così e mi viene a salutare. Quindi anche questa potrebbe essere un'ottima cosa, soprattutto nei primi lanci che non abbiamo ancora magari capito bene come sta mangiando il pesce. Potrebbe essere buono magari andare ad alternare nello stesso recupero diversi tipi di recupero e vedere se c'è subito una risposta. E naturalmente questo si può tradurre, anzi possiamo andare appunto a innescare questo shad non solo su una testina piombata con normalissima cosa, senti dov'è? Possiamo andare a innescarlo su testine da light game, nelle misure più piccole, magari 2 pollici 4, 3 pollici, in testine magari offset. E un'altra cosa bella, che adesso sto qui, posso tenerlo fermo e parlare, come prende la corrente, c'è sempre un minimo di movimento, molto spesso, mentre parlo sto qui fermo, il pesce viene lì. C'è sta trota, mi vuole bene, c'è poco da fare. Nel caso in cui dovessimo pescare ad esempio all'interno di erbai o comunque molto vicino a incagli, eccetera.
non lo posso ferrare, se no mi tocca tirarlo fuori. Naturalmente abbiamo il gommino, perché se no qui avevamo già svuotato tutto. Quindi classico recupero, qualche cercata, lo andiamo a muovere più o meno velocemente con degli stop più o meno prolungati, però anche qui bisogna un attimo anche inventarsi qualcosa, ovvero vuole essere famoso. Allora ragazzi, dopo 3 giorni di fiera finalmente riesco a registrare, perché è stato veramente impegnativo. È stato bello trovarvi tutti quelli che sono venuti a salutarvi, tra foto, addirittura un sacco di autografi, non me l'aspettavo. E dopo 3 giorni che bene o male mi sono forza di dire certe cose, ho imparato tutte le cose, perché abbiamo portato un sacco di novità come Seika, quasi tutte cose per il 2023, soprattutto canne. E adesso vi faccio fare un attimo un giro con me. Allora, partiamo. Vedete, qua abbiamo le classiche Mimic, che conoscete benissimo se guardate il canale. Se siete nuovi, seguite un po'. Mimic canna solid per la pesca con le gomme. Qua abbiamo portato la sorellina nuova, che uscirà per il prossimo anno. Ve la faccio vedere un attimo. Ciao. Allora, qua Attitude, Seika Attitude, varie grammature, varie lunghezze. Partiamo dalla canna più piccola, che è una 2,20 m, e non è questo il casting, non è questo, no, anzi è questo, con 1,7 grammi, 1,7 grammi. Sempre sulla fascia più piccola abbiamo poi la 2,12 grammi. E infine abbiamo la 3,18, queste per la 2,20 m. Poi abbiamo la 2,40 m in versione 1,7 grammi e 3,18, okay, e anche la 2,12. Queste canne sono state fatte per pescare a testina, a perca, sfruttando lo stesso fusto della sorella Mimic, però portando la tubular. Delle cannine con un'ottima sensibilità, ma abbastanza reattive per pescare il perca reale a testina e drop shot. Bella serie di anelli, vediamo se mette a fuoco, eccoli qua. Queste sono le cime. Qua abbiamo la Cento Vecchia, qua abbiamo la nuova Inoshi, che è una trottaria. Partiamo dalla più piccola qua, 0,2,5 grammi. Che adesso non si legge in ripresa, però 0,2,5 grammi, per poi passare a una 0,3,3,5, poi andiamo sulla 0,5,4,5 grammi e la mitica 1,6 grammi canna all round, bello con questo rosso bordeaux. E questa sta come l'attitude sul circa 60 euro, giù di lì. Ma comunque l'attitude con questi dettagli viola è spettacolare. Poi passiamo per il top di gamma. Cosa abbiamo? Aria Pro, che già conosciamo, R18 Seabass SV SB e HB, che conoscete, che vi ho già fatto vedere in video, per poi passare alle nuove R18 Titanium, come lo volete pronunciare. Due canne, una 3,15 grammi, la più leggera, e una 7,28, quindi canne belle rigide, adatte a branzino, trota, dove si vuole sforzare in torrente, che bisogna tirare fuori il pesce dalla corrente e evitare che vada sulle rocce. Comunque tutti i predatori sono canne veramente rigide per la pesca con le hardbait. Vedete, questa è la 3,15, reattiva, nervosa per cercate belle cattive, per questi dettagli spettacolari,
Guardate che bello il porta rinello. Miniature in Eva, bel manico split. Qua abbiamo sull'Eva sotto delle striature per il grip, molto molto bello. Poi l'impugnatura qua in carbonio spettacolare, dire una bella canna per chi va a spigola, anche la 315, tanta roba. Poi serie trota per il 2023, si è rinnovata la serie delle R18 completamente. La light spinning diventa la spinning TRL, tre versioni, solid tip, 8 piedi 6 07 grammi, 8 piedi 6 212 e 7 8 212. Prendiamo la 07. Sopra manico in sughero, sotto portamulinello in carbonio, sotto abbiamo sempre il sughero con la classica sigla R18 sul fondo, dettagli oro spettacolari, TRL quella solid tip, bella morbidina, peschere con la gomma, belli anelli a ponte lungo, porta esca classico. E poi andiamo a vedere la TR. Ecco qua la TR, 0,7 grammi 2,10 m, 5,20 grammi 2,10 m, 2,14 grammi 2,10 m, 0,7 grammi 2,40, 2,40 2,14, 2,40 5,20 e 2,40 10,30. La nuova serie media economica dell'Intense, ovvero Intense Air, migliorata, disponibile 1,80 2,10 grammi, 2,40 5,20 grammi e 2,70 15,45 grammi. Poi, altra nuova serie che è questa, molto molto bella, torna alla cinquantina d'euro questa invece, Escape. Estetica devo dire molto bella, disponibile in diverse grammature e lunghezze. Andiamo, metti a fuoco, 1,7 grammi 1,90 m, 1,8 grammi 2,10 m, 3,15 grammi 2,10 m, questa bella canna da reale, 2,40 m 3,15, 2,40 m 7,28, 2,40 m 15,40. Allora, stavamo dicendo Escape, prendiamo una 3,14 sulla versione più corta. Dunque, una canna che sta in fascia poco sotto la Blackwater, un po' più economica, molto molto bella, devo dire mi piace un sacco questo portamulinello qua, questo grigio è spettacolare, belli anellini, belli anellini, adatta sia per le soft che per le hard, la canna ci sta molto. Passiamo un attimo di qua che il pezzo forte lo teniamo per ultimo. Blackwater, quest'anno abbiamo portato la 2.0, eccola qua, è stata molto apprezzata per la pesca al branzino, molti infatti se la sono presa, o anche per la pesca al serra, un 15-45 come questa, nella 2.40 e soprattutto la 2.60, oppure nella 10.30 per il branzino, insieme alla 5.20 per la 2.40 e la 2.10 da barca. Apprezzata tantissimo da tutti, infatti sono andate a Ruba, quindi fateci un pensierino. Poi, top del top, uscita primavera 2023, le Dark. Siamo ritornati a fare una serie di canne da casting, con tre canne da spinning e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da casting. Partiamo con la grammatura da casting. Canna
vediamo un attimo, 3.5, 14 grammi, ovvero un ottavo, mezz'oncia, eccola qua, cannettina, jerk e top water, che io me ne prenderò un paio perché una andrà a jerk e top water, l'altra andrà a reali a perca con testine e scheda vertical, sicuro, soprattutto in kayak. Poi 3/4 canna per spinnerbait e Texas medio, un'oncia jig e Texas, eccola qua, 2 once, iniziamo verso il luccio, però comunque swimbait, rana, quelle pesche là, 3 once, rana un pochino più pesante e luccio, infine 5 once, questa qua luccio siluro, 5 once, per poi andare sullo spinning. Trottavi 10 grammi, ovvero cannina per pescare testine wokey, gran bella cannettina per pescare la spigola, oltre che il reale e il bass, e anche per il perca la consiglio. 14 grammi, mezz'oncia, sempre spinning, canna da drop shot, vedete questa è una puntina un pochino più morbida, infine canna cattiva come l'aglio, oncia 28 grammi per le hard bait, cattivissima anche per il branzino, tanta roba. Poi abbiamo le nostre classiche 6 kayak, il cannino, le nostre canne travel, questa l'avete vista nel video a Cheppi con su Italia Fish TV, la Tekken la conoscete, abbiamo le nuove canne per i calamari, sono tanta tanta roba, queste usciranno prossimo anno, i calamari da barca, le seppie, questa è piaciuta molto, che è la Magic, no non è mio, è Filoni, è Filoni, Mico, Filoni, fai parete per parete, Filoni, tutti lì. Poi canne da slow pitch, in particolare vabbè questa ce l'ho anch'io, questa che si poteva chiamare Thanos, blu con riflessi viola, guardate che spettacolo, anelli blu tutti fino in cima, tutti blu, top di gamma per lo slow pitch, torno ai 200 euro, spettacolo. Adesso guardo perché se ce n'è uno per